massimo piacere di guida, ma anche comfort, materiali pregiati e sistemi di sicurezza all'avanguardia. Tutto questo è racchiuso nella nuova Volvo V40 Cross Country, variante rialzata della compatta svedese che abbiamo provato nella versione con motore 2 litri D3 da 150 cavalli. Lunga quasi 4,40 m, si presenta con un aspetto quasi da SUV, grazie anche alle protezioni extra sui quattro lati e ai 4 cm d'altezza dal suolo in più rispetto alla versione standard. Rinnovata in alcuni particolari, tra cui i nuovi fari, la versione 2016 si caratterizza per una linea moderna, ma anche per un abitacolo curato nelle finiture e nei materiali, decisamente comodi e lussuosi. Qualche difetto lo troviamo a livello di abitabilità, con un bagagliaio non particolarmente grande e un accesso ai sedili posteriori piuttosto stretto, mentre una nota di merito va al seggiolino per bimbi di ultima generazione. Che Volvo abbia fatto della sicurezza dei bambini uno dei suoi punti di forza è ormai noto. Già negli anni 60 il marchio svedese si preoccupava degli effetti degli incidenti sui più piccoli ed ha iniziato con i crash test per collaudare le soluzioni più idonee a garantirne l'incolumità. Oggi la casa del Nord Europa prosegue la sua costante ricerca in materia di sicurezza e lancia sul mercato questi nuovi seggiolini, la cui vera novità sta nel far viaggiare i bambini in senso contrario a quello di marcia, fino ad almeno 3-4 anni. Su strada la V40 Cross Country si dimostra brillante e dinamica, con un assetto ben bilanciato, ottime sospensioni e un cambio reattivo. Il motore D3 2000 da 150 cavalli è probabilmente la scelta migliore per questa vettura, con un ottimo connubio tra prestazioni e consumi.